Eccomi a presentarvi oggi questo nuovo progetto, decisamente interessante perché non si tratta di abbigliamento, ma di oggettistica per la casa. Realizzeremo infatti questi tre cuscini con questo sapore natalizio utilizzando il filato twist di Lendu Nord. Abbiamo selezionato questi tre colori con i quali andremo a realizzare tutta la gamma dei cuscini in modo da poterli abbinare tranquillamente su divani o poltrone. Utilizzeremo questo grigio mélange, il colore 37, il borgogna, colore 38 e questo blu, il colore 34. È un filato decisamente morbido, 70 lana, 30 acrilico, da lavorare con ferri tra il 5 e il 6, è perfetto per realizzare dei cuscini. Regala una mano, una lavorazione abbastanza sostenuta, quindi sono adattissimi per essere poi imbottiti. Come vedrete, ne realizzeremo tre diversi, ma andiamo a vederli nel particolare. Per realizzare i cuscini utilizzeremo tre tecniche diverse. Per il primo cuscino, realizzato con il grigio e con il blu, andremo ad utilizzare i ferri circolari. Per il secondo cuscino, invece, realizzato con il color borgogna, andremo ad utilizzare il gioco di ferri. Il terzo cuscino, invece, che è realizzato con il grigio e il rosso, andremo a lavorare con i ferri lineari. Beh, direi che ne abbiamo per tutti i gusti. Realizzare il primo cuscino avrai bisogno di ferri circolari numero 5,5, twist grigio e twist blu per un totale di 300 grammi. Realizzare il secondo cuscino avrai bisogno di 5 ferri numero 5,5, twist borgogna, quantità circa 350 grammi. Per realizzare il terzo cuscino avrai bisogno di ferri lineari 5,5, filato borgogna, filato grigio per un totale di circa 350 grammi. Vediamo ora come realizzare questo cuscino lavorato con motivo Pidcock. Ho preparato un campione lavorato in circolare, come lavorerò il cuscino, che contiene il punto jacquard che utilizzerò dove ho fatto anche una prova del bordo che farò sul retro del cuscino per delimitare poi l'apertura. Vedete che ho usato appunto il filato grigio e il filato blu e con questo motivo Pidcock, che è molto semplice, si tratta di pochi punti lavorati in sequenze diverse e che adesso andremo a vedere come realizzare. Per fare questo cuscino io monterò 104 maglie perché la mia tensione con questo filato è lavorato con il 5,5 è di 17 maglie per 18 ferri. Quindi, calcolando un cuscino di una dimensione di circa 30 x 30 cm, dovrò montare 104 maglie. Se vorrete realizzare un cuscino più grande o più piccolo, dovrete ovviamente fare la proporzione rispetto alla vostra tensione e queste misure. Dunque, ho montato 104 maglie sui ferri circolari in questo modo. Ora le vado ad adattare sui ferri e le vado a lavorare a dritto per 5 giri. Poi inizierò il mio motivo a jacquard. Ho lavorato i 104 punti,
sempre a dritto in 5 giri. Ricordatevi di lasciare una codina all'inizio abbastanza lunga perché poi l'intero cuscino verrà piegato a metà e cucito sul fondo. Quindi lasciare una buona codina all'inizio e eviterà poi di doversi attaccare con del filo nuovo. A questo punto andiamo a vedere come si lavora questo motivo pietcock. Allora, il pattern è fatto in questo modo. Si tratta di delle specie di croci un po' distorte e che si vanno a ripetere una dopo l'altra nelle righe e nei ferri successivi. Va letto lo schema da destra verso sinistra in questo modo. Questo corrisponderà al primo giro. Questo sarà il secondo giro, il terzo giro e il quarto giro di schema di pattern. Come vedete da questo disegno, dopo la prima croce inizieremo subito con la croce successiva e così faremo anche nei giri successivi, oltre al quinto, perché possiamo vedere sul nostro campione che finito il modulo del nostro pattern, che appunto è fatto di 4 giri, inizia subito il modulo successivo. Qui non andremo ad inserire giri di separazione, diciamo, ma una volta finito il quarto giro di pattern, iniziamo subito con il primo giro della riga successiva di motivo, diciamo. Continueremo così per tutta la lunghezza del cuscino, quindi verrà ripetuto questo motivo sia sul davanti che sul retro del cuscino. Vediamo ora come lavorare con questi due colori. Allora, per chi non avesse mai lavorato a più colori, cercherò di semplificare il più possibile la lavorazione, ma vedrete che è veramente molto semplice, soprattutto con questo filato che è un filato che si lavora molto bene perché ha una buona dimensione, è bello ritorto, quindi insomma si lavora veramente bene a più colori. Allora partiamo dalla prima riga. Quindi nella prima riga noi vediamo che il nostro pattern inizia qui, perciò dovremo fare, abbiamo scelto di fare il fondo del nostro cuscino in grigio e il disegno in blu, quindi dovremo partire con un punto, perché ogni quadretto corrisponde a un punto, questo in tutte le letture dei pattern. Il primo quadretto sarà in grigio, poi dovremo fare un quadretto in blu, due quadretti in grigio, il mio primo motivo è finito, poi inizierà il successivo. Quindi aggiungeremo un altro quadretto grigio che sarà poi questo che si ripete nel motivo successivo. Uno blu, due quadretti e via dicendo. Quindi sostanzialmente, schematizzandolo al massimo, in questo giro, nel primo giro e in tutti i primi giri successivi, dovremo alternare tre quadretti grigi, un quadretto blu, tre quadretti grigi, un quadretto blu, partendo all'inizio del giro con un quadretto grigio, perché poi andremo, vedrete, andremo a finire il giro con due quadretti grigi. Ripeto che i quadretti sono i punti, quindi come facciamo? Qui abbiamo l'inizio del giro, vi consiglio di inserire un marker per non sbagliarvi. Facciamo il primo punto col grigio. Che voi lavoriate con il filo a destra o il filo a sinistra è lo stesso, il metodo è sempre quello, il concetto è sempre quello. Poi dovremo fare un quadretto blu. Quindi attaccheremo il nuovo colore scelto. Quindi entriamo nel punto e attacchiamo il nuovo colore. A questo punto dovremmo lavorare tre maglie in grigio. Come facciamo? Prendiamo il nostro colore grigio e andiamo a lavorare col grigio lasciando da parte il blu. Prima di fare questa operazione, però, stiamo ben attenti che sul retro il filo blu e il filo grigio vengano intrecciati, perché altrimenti qui rimarrà un buco. Perciò il filo grigio che parte dal di dietro, da dietro rispetto al filo blu, passerà davanti e andrà a intrecciare il filo blu.
quindi tre maglie col filo grigio. Io lavoro, quando lavoro a più colori, lavoro con entrambe le mani perché viene, soprattutto a due colori, molto comodo e lavorare con la sinistra un colore e con la destra dall'altro. Ora vi faccio vedere come. E potrebbe, essere una soluzione alternativa quella di lavorare con entrambi i fili, la sinistra. Posizionati in questo modo, un po' distanziati, andiamo a prendere il filo di un colore piuttosto che il filo di un altro colore all'occorrenza. Se invece lavoriamo con il filo a destra, dovremo prendere il primo filo, lavorare con questo, poi abbandonarlo, prendere il secondo e lavorare con quell'altro. Lavorando con questa tecnica mista mi permette di non dover mai abbandonare il filo, quindi di ottimizzare sostanzialmente i tempi. Allora vado a fare le tre maglie in grigio, quindi una, due e tre. Ora abbiamo l'altro punto in blu, perciò il grigio rimane fermo, vado a riprendere il blu. E lo vado a riprendere da dietro e viene verso davanti, sempre a dritto, quindi entro nel punto e lavoro con il blu. Ho fatto il punto col blu. Ora dovrò fare tre punti grigi. 1, 2, 3. Vado a riprendermi il blu. Vedete che lavorare con il filo su due mani è veramente molto molto comodo in questo frangente. Tre grigi e un punto blu. Facciamo così tutto il giro. Ho concluso il primo giro. Adesso dovrò affrontare il secondo giro, dove il pattern si ripeterà per tre blu, un grigio, tre blu, un grigio, tre blu, un grigio e via dicendo per formare questa barretta orizzontale. Quindi allo stesso modo di prima mi tengo i due colori e provo la sequenza. Allora partirò con un quadretto grigio, come vuole il disegno, poi tre quadretti blu. Quindi uno, due e tre. Un quadretto grigio e tre quadretti blu. Ripeterò questa sequenza per tutto il giro, ovviamente. Mi raccomando, quando lavorate con più colori, fate attenzione alla tensione, perché quando noi adesso che abbiamo lavorato tre punti blu andiamo a prendere il grigio, se tiriamo troppo il filo rischiamo poi che qui si formi un'increspatura che rende poi il nostro lavoro poco bello da vedere. Quindi fate attenzione. Estrema attenzione alla tensione. Io cerco sempre di tenere i punti abbastanza morbidi e soprattutto abbastanza aperti mentre cambio il colore. Ecco, in questa fase allargo bene i punti e faccio passare l'altro filo per evitare appunto di tirare troppo il filo e creare dei punti proprio antiestetici. Ecco, finito anche il secondo giro. Quindi abbiamo fatto il primo e il secondo. Ora andremo a procedere con il terzo giro, che vede subito dall'inizio tre maglie blu, una grigia, tre maglie blu, una grigia. Quindi sostanzialmente sempre la sequenza del giro precedente, però spostati in avanti di un punto. Quindi inizieremo subito con il punto blu. Quindi punto blu più altri due. E 3 e poi un punto grigio, che è questo. Poi partiremo subito con altri 3 punti blu. 2 e 3, un punto grigio, 3 punti blu, un punto grigio. Mi raccomando, quando fate questo tipo di lavorazioni, che poi vi verranno in abbastanza automatiche, e fate attenzione alla sequenza che state lavorando, cioè ogni tanto date una sbirciatina al lavoro che avete fatto indietro, altrimenti rischiate di
di lavorare un punto sbagliato, cioè con un colore piuttosto che con un altro, e poi di dover rovinare, appunto, dover smontare tutto il vostro operato, perché ovviamente quando poi si lavorano con dei filati di questa dimensione e dei colori così netti, ovviamente il punto è fatto di un colore diverso da quello che si doveva utilizzare, si vede, ecco, risulta proprio come un punto sbagliato all'interno della lavorazione. Quindi mi raccomando di fare attenzione al motivo. Tenetevi sotto mano uno schemino che potete disegnare anche voi del pattern, quindi del modulo che dovete riprodurre, e ogni tanto date una sbirciatina per evitare poi davvero di trovare degli inestetismi proprio brutti. Lavoriamo così tutto il giro. Finito anche il terzo giro, andiamo a concludere il nostro disegno che inizia a vedersi piano piano con il quarto giro. Nel quarto giro noi dovremo alternare tre quadretti grigi e uno blu, tre quadretti grigi e uno blu. Partiremo con due quadretti grigi, quindi solo all'inizio i due quadretti grigi, uno blu. E ora andremo a fare 3 quadretti grigi, un quadretto blu, 3 grigi, uno blu, eccetera, per tutto il giro. Concluso anche il quarto giro, la riga del mio pattern è finita. E se aprite il lavoro, iniziate a vedere il motivo del pieppool che si sta formando, con il puntino sotto, i tre punti in orizzontali, i tre punti verso destra sempre in orizzontale e il punto singolo in alto. Ora dovremo semplicemente ripetere questi quattro ferri, questi quattro passaggi in queste sequenze e un'altra volta e poi una successiva fino ad arrivare all'altezza desiderata. Quindi dovremo ripartire ora con la sequenza numero 1. Perciò lavorare un punto in grigio e lavorare un punto in blu, poi tre punti grigi, uno blu, tre grigi, uno blu fino alla fine del ferro e abbiamo ricominciato il pattern. Così poi faremo anche con la riga 2, seguiremo quindi la sequenza che abbiamo fatto prima, la riga 3 e la riga 4. Lavoreremo così, ripetendo queste quattro sequenze, questi quattro ferri, fino ad arrivare a una altezza di circa 30 centimetri di lavorazione, quindi li possiamo proprio misurare con il metro. Quindi ripetere il pattern, questi quattro ferri per 30 centimetri. Ho lavorato seguendo il pattern per 12 motivi, quindi ho ripetuto lo schema del pattern 12 volte. Sono arrivata a un'altezza di circa 27 centimetri dall'inizio del lavoro. E come vedete, ho anche già cucito una parte del lavoro perché poi mi dava noia che si arrotolasse tutto, no? E quindi a metà lavorazione ho cucito col lago per agevolarmi nella lavorazione appunto finale. E ho notato che la lunghezza corretta dall'inizio per terminare la lavorazione è circa 27 centimetri invece che 30, perché poi andremo ad arrivare a 30 centimetri facendo 5 giri a maglia dritta e con il filato grigio, quindi riproponendo anche in alto quello che abbiamo fatto all'inizio. Perciò a questo punto abbandoniamo il filato blu e continuiamo con il filato grigio facendo appunto 5 giri a punto dritto, quindi il nostro pattern è finito. Una volta fatto i 5 giri a punto dritto, andremo a chiudere metà dei punti. Quindi 100 e, scusate, 52 punti, perché avevamo un totale di 104 maglie. Quindi andiamo a chiudere 52 punti piegando a metà il nostro cuscino. E
E andremo a lavorare solo sui 52 punti davanti per creare la patta che poi girerà sul retro del cuscino e si andrà a fissare al cuscino, appunto, andrà a chiudere appunto il cuscino. Ecco il cuscino finito. Vediamo insieme le fasi finali della lavorazione. Eravamo arrivati alla fine della lavorazione del nostro pattern pietcock, quindi abbandoniamo il filato blu e lavoriamo con il grigio. Continuiamo per altri 5 giri a punto dritto. Poi suddividiamo i punti in due parti, erano 104 punti, quindi faremo 52 punti per il retro e 52 punti per il davanti del cuscino. E i 52 punti del retro li andiamo a chiudere al rovescio. O potete fare un giro di punto rovescio prima di chiudere i punti. E poi ho lavorato con la codina che ho lasciato un bordo appunto bassissimo con l'uncinetto, in modo che questa parte rimanga più ferma, più rigida e non si allarghi quando andiamo poi a inserire il cuscino. Gli altri 52 punti che saranno poi il dritto del cuscino li ho continuati a lavorare per altri 10 centimetri, sempre a punto dritto. Poi da qui ho eseguito un bordo a costa 1 a 1 di altri 5 centimetri. Al centro del bordo a costa ho inserito un'asola. Per fare l'asola ho chiuso 3 punti e della mia lavorazione durante la lavorazione e il giro successivo sopra questi 3 punti chiusi ho avviato a nuovo altri 3 punti in modo che si formi appunto questa asolina per il bottone. Alla fine dei 5 centimetri ho chiuso la mia lavorazione accavallando i punti. Ho scelto questo tipo di chiusura perché rimane più rigida ed evita che la maglia a costa si allarghi troppo. Ho applicato il bottone che ho scelto di legno e il cuscino è finito. Potete eventualmente cucire la parte laterale della patta sia sul lato sinistro che sul lato destro se volete che la patta rimanga più rigida. Io ho preferito lasciarlo aperto perché siccome è abbastanza lunga è poi più agevole così inserire il cuscino all'interno. Iniziamo la lavorazione del cuscino rosso. Ho scelto questo meraviglioso colore borgogna che è il numero 38 per lavorare appunto questo cuscino natalizio che risulterà un cuscino con un colore bello pieno e con un punto decisamente molto lavorato. Lavoreremo questo cuscino con il gioco di ferri e vedrete che è una tecnica molto semplice anche per chi non li ha mai utilizzati. Per lavorare questo cuscino utilizzeremo questo punto che si chiama honeycomb, che è un punto che ha questo aspetto un po' alveare. Ed è molto bello perché è decisamente tridimensionale. In realtà è un punto diverso da quelli tradizionalmente conosciuti per fare questo tipo di lavorazioni e si tratta dell'accostamento di trecce, di torciglioni particolari che verranno appunto abbinati in una maniera ben precisa e andremo a vedere poi come si realizzerà questo punto che apparentemente è complicato, in realtà è veramente molto semplice. Nel mio campione la mia tensione è di 17 punti su 10 centimetri per 18 ferri, sempre su 10 centimetri. Siccome questo cuscino risulterà di 40 cm per 40, andremo a montare 136 punti totali. Con il gioco di ferri si lavora in cerchio come con i ferri circolari, dove andremo a spezzare le parti della nostra lavorazione, ma il concetto è comunque quello di lavorare in cerchio. Quindi 136 punti sono totali della circonferenza totale del nostro cuscino. Andremo a suddividere questi 136 punti su 4 ferri e vedremo poi come funzionerà, come risulterà.
Questo tipo di punto viene lavorato su 8 ferri, si realizza su 8 ferri e per una larghezza di 8 punti. Quindi va a creare appunto questo motivo questo tondo all'interno di un quadrato, diciamo, di 8 ferri per 8 punti. Andremo quindi a lavorare una parte davanti con questo punto. Per 64 punti, che appunto è divisibile per 8, e andremo a lavorare invece il retro a maglia rasata, quindi sempre dritto perché lavoreremo appunto in cerchio. Andiamo ora a vedere come lavorare il punto operato. Attenzione, io simulerò la lavorazione che si effettua poi in cerchio con il gioco di ferri. Anche se nel campione sto lavorando in piano, ma simulerò la lavorazione circolare. Poi vi spiegherò anche come lavorare questo punto con i ferri lineari. Nel mio campioncino ho montato 12 punti. Il punto operato si sviluppa però su 8 punti, quindi ve lo farò vedere sugli 8 punti centrali. Il primo ferro, perché il punto si sviluppa su 8 ferri, va lavorato a dritto. Il secondo ferro va ugualmente lavorato a dritto. Nel terzo ferro dovremo incrociare i punti. Utilizziamo un ferro ausiliario, prendiamo i primi due punti degli otto nei quali si sviluppa il motivo. E li posizioniamo temporaneamente sul retro del lavoro. Lavoriamo i due punti successivi a dritto. Raccogliamo i punti dal ferro ausiliario e li lavoriamo a dritto. Raccogliamo i due punti successivi col ferro ausiliario e li posizioniamo sul davanti del lavoro. Lavoriamo altri due punti a dritto. Raccogliamo i punti dal ferro ausiliario e li lavoriamo a dritto. Il terzo ferro è concluso. Quarto ferro a dritto. Quinto ferro a dritto. Sesto ferro a dritto. Nel settimo ferro eseguiamo un altro incrocio, al contrario di quello eseguito nel terzo ferro. I primi due punti degli 8 del nostro punto operato li raccogliamo con il ferro ausiliario e li posizioniamo sul davanti del lavoro. Lavoriamo due punti a dritto. Raccogliamo i punti dal ferro ausiliario e li lavoriamo a dritto. Raccogliamo due punti dal ferro e li posizioniamo sul retro del lavoro. Lavoriamo i due successivi a dritto. Raccogliamo i punti dal ferro ausiliario e li lavoriamo a dritto. Il nostro punto è quasi concluso. Ottavo ferro a dritto. Il nostro punto è concluso. Abbiamo completato gli 8 ferri su 8 punti. Ora bisognerà ripartire con questo schema dal primo ferro.
Se lavorate con i ferri lineari, lo schema è diverso. Dovrete lavorare il primo ferro a dritto, il secondo ferro a rovescio, il terzo ferro con gli scambi, come abbiamo visto, il quarto ferro a rovescio, il quinto ferro a dritto, il sesto ferro a rovescio, il settimo ferro con gli scambi, come abbiamo visto, l'ottavo ferro a rovescio. Quando questo punto viene lavorato accostando un punto di fianco all'altro, si realizza questo motivo. Quindi noi andremo a replicare questi 8 ferri in altezza e in orizzontale. Quindi alla fine degli 8 punti che interessano il nostro motivo, andrò subito a lavorare il motivo successivo. Come montiamo i punti sui ferri, il gioco di ferri? Allora, il gioco di ferri. Nel gioco di ferri si tratta di lavorare con 5 ferri diversi, dove 4 sostengono i punti e un ferro è quello che li lavora. Bisogna perciò suddividere i 136 punti su 4 ferri diversi, tenendoli tutti attaccati, e vediamo come andare a montare questi punti. Prendiamo il primo dei ferri. E andiamo appunto a montare un quarto dei nostri punti, che sono esattamente 34 punti. Facciamo il nostro cappietto iniziale e montiamo 34 punti su questo ferro. Quindi 2, 3, 4. 5. Ho montato 34 punti. Ora dovremo montare altri 34 punti in un altro ferro. Prendiamo un altro ferro e continuiamo a montare i punti su questo. Questo lo lasciamo andare e continuiamo a montarli su questo. Il primo punto è un po' difficile, poi diventa estremamente semplice, quindi lasciate proprio andare il primo ferro e lavorate sul secondo per 34 punti. Ho montato i 34 punti sul secondo ferro. Ora ne monterò altri 34 su un terzo, quindi prendiamo il terzo ferro e proseguiamo a montare i punti. Vedete che i due ferri sono legati insieme dal medesimo filo. Quindi vado a montare il primo punto, poi abbandono gli altri due ferri e continuo sul terzo. Altri 34 punti su questo. Ho montato i 34 punti sul terzo ferro. Ora montiamo gli ultimi 34 punti su un quarto ferro, sempre allo stesso modo. Quindi partiamo da qui, col medesimo codino e filo, e lasciamo andare gli altri 3 ferri. Lavoriamo solo su questo quarto ferro, montando altri 34 punti. Posizionati i 136 punti suddivisi su 4 ferri, dovremo ora andare a chiudere il nostro quadrato. Quindi qui abbiamo la codina dove abbiamo finito di montare i punti, dovremo andare a connettere questi due ferri per chiuderli a quadrato. Mi raccomando di tenere i punti girati tutti nello stesso verso, come si fa con i ferri circolari. Quindi io li sto girando in modo che il nodino del punto sia tutto verso l'interno, ma con questo filato è molto semplice perché è un filato molto preciso. Ora andiamo a connettere questo ferro con questo. E come lo facciamo? Con il quinto ferro. Per questo il gioco di ferri vengono venduti in gruppi da 5. Sto sempre usando il ferro del 5 e mezzo, eh? Quindi con la codina che esce dal quarto ferro andremo a lavorare
a dritto sul primo ferro che ci troviamo davanti e sul quale abbiamo iniziato a montare i punti. Io mi trovo la codina qua perché l'ho montato con il doppio filo, ma può essere che voi vi troviate la codina qui se l'avete montata diversamente. Ho lasciato una codina abbastanza lunga perché mi servirà poi per cucire il fondo del cuscino. Allora, da qui iniziamo e andiamo a lavorare il primo punto dritto sul nostro ferro. Con questo punto noi abbiamo legato e chiuso insieme i quattro ferri e lavoriamo a dritto tutto il ferro. Io sto lavorando con il filo a sinistra, ma lo potrei tranquillamente lavorare anche con il filo a destra. Con questo tipo di lavorazioni è più comodo il filo a sinistra, ma non è obbligatorio. Questi ferri hanno la doppia punta, perciò posso far scorrere i punti da una parte all'altra ed è molto comodo lavorarli. Vedete che col filo a destra no, non cambia. Dovete sempre lavorarli a dritto. Quindi dimenticatevi degli altri tre ferri e tenete in mano solo il ferro nuovo e il ferro sul quale dovete lavorare. E lavorate così a dritto tutto il ferro. Sono arrivata all'ultimo punto, lo lavoro e cosa succede? Questo ferro si libera. Ora lo vado ad utilizzare per lavorare sul secondo ferro, sempre a punto dritto. Vi consiglio di inserire un marker qui perché avete il codino, quindi riuscite a capire dov'è l'inizio del ferro. Però per non sbagliarvi potete inserire un marker qua davanti, così sapete che questo è l'inizio del giro. E dovremo lavorare così in tondo per 5 giri. Alla fine del quinto giro, tutti a dritto, alla fine del quinto giro andremo a suddividere i punti del davanti e del dietro e inizieremo la lavorazione del punto honeycomb. Ho lavorato 5 giri in tondo sui quattro ferri a punto dritto. Ora inizieremo la lavorazione del punto operato sul davanti del cuscino. Il cuscino diventerà suddiviso in questo modo. Sul davanti avremo due punti a dritto, 64 punti nei quali si svilupperà il motivo, altri due punti a dritto e poi inizierà il retro che sarà tutto a maglia rasata. Per aiutarci nella lavorazione andiamo a inserire due marker che staranno a delimitare la parte di lavoro che dovremo fare con la lavorazione operata. Quindi contiamo due punti dall'inizio del giro, perché l'inizio del giro, questo sarà la prima metà del nostro cuscino. Quindi da qui partirà il davanti. Perciò contiamo due punti che saranno i due punti a dritto e andiamo a mettere un marker. Poi conteremo 64 punti e andremo ad inserire un altro marker. Qui andremo ad inserire il secondo marker. All'interno dei due marker noi abbiamo esattamente 64 punti ed è all'interno di questi 64 punti che dovremo lavorare il nostro punto operato, solo all'interno di questi due marker. Tutti i punti all'esterno di questi marker vengono lavorati a maglia rasata, quindi sempre a dritto perché stiamo lavorando in tondo. Da qui in avanti lavoreremo il punto operato all'interno dei 64 punti a maglia rasata all'esterno dei due marker fino ad arrivare a un'altezza di circa 38 centimetri.
Quando saremo arrivati all'altezza di 38 centimetri, il nostro motivo sarà finito e potremo ricominciare a lavorare con a punto dritto per fare anche in alto il bordino che abbiamo fatto in tondo. Vi ricordo però che il nostro punto operato si sviluppa su un'altezza di 8 ferri, quindi non è detto che alla fine dei 38 punti abbiamo concluso gli 8 ferri, quindi se così non è e ci troviamo ad esempio a metà degli 8 ferri per eseguire il punto operato, finiamo il punto operato, il cuscino diventerà 1,2 cm più ampio e non sarà un problema una volta imbottito, una volta riempito. Quindi proseguiamo così fino all'altezza di 38 centimetri. Arrivati a fine della lavorazione del punto operato, procederemo come per il cuscino precedente, quindi lavorando 5 giri completi a maglia rasata. Poi dovremo chiudere i punti sui 2 ferri di dietro nella parte della maglia rasata. E sui restanti punti della metà del cuscino lavorare avanti e indietro, quindi un ferro dritto e un ferro rovescio, come se utilizzassimo i ferri lineari, altri 10 centimetri a maglia rasata. Concluderemo poi con 5 centimetri a coste, nel quale faremo l'asola per inserire il bottone. Ecco finito anche il cuscino rosso con questo bel motivo alveare. Sul retro potete vedere la patta con i bottoni applicati, cuciti, che ovviamente servirà per inserire all'interno il nostro cuscinone. Anche il secondo è finito. Per capire come realizzare questo cuscino effetto tartan, partiamo dalla fine, dal cuscino realizzato. Come potete vedere, la lavorazione è molto semplice perché è tutta maglia rasata e all'interno della maglia rasata grigia ho lavorato con il colore rosso, creando delle righe orizzontali e delle righe verticali. Ho lavorato un lungo rettangolone di 61 maglie più 2 per un piccolissimo bordo e 166 ferri totali, compresi il bordo iniziale e il bordo finale. Ho iniziato lavorando il bordo a coste. Ho lavorato un bordo a coste come negli altri cuscini di 5 centimetri circa, sono 9 ferri a costa 1 a 1, nei quali ho inserito le due fessure per i bottoni, le due asole, che ho sempre fatto chiudendo 3 punti nel giro di sotto, nel quinto giro, e aggiungendo a nuovo 3 punti sopra a quelli che ho chiuso nel giro successivo. E così ho creato le due asole. Poi, lavorando a maglia rasata, ho proceduto dal basso verso l'alto a lavorare i restanti ferri per arrivare a 166. Cosa importante è ricreare questi quadrati abbastanza perfetti, devono risultare il più quadrato possibile, altrimenti l'effetto non è così carino. Per fare questo ho lavorato con una tensione di 15 maglie per 22 ferri nei 10 cm per 10 del campione. Risulterà un cuscino di circa 38 per 38 cm e per mantenere questo quadrato ho lavorato con il grigio 18 maglie per 24 ferri. Quindi ognuno di questi quadrati grigi misura 18 maglie per 24 ferri. Per poter centrare il motivo all'interno dei miei 61 punti più 2, ho iniziato con 9 maglie, poi ho realizzato il motivo doppio di 3 maglie, 18 maglie, una maglia per la riga centrale.
18 maglie, il motivo a 3 maglie e ancora 9 maglie. In questo modo si vanno a formare questi quadrati al centro del lavoro. Potete però decidere di posizionarli come volete, se preferite farli in modo irregolare. L'importante è che con una tensione di 15x22 voi teniate come maglie 18 maglie di larghezza e 24 ferri di altezza. In questo modo vi viene un quadrato quasi perfetto. Alla fine della mia lavorazione ho fatto 4 giri a legaccio per creare un bordo più sostenuto. Una volta finito, bisognerà andare a nascondere e sistemare le codine, ripiegare il cuscino su se stesso, cercando di far combaciare ai lati i colori e andarlo a cucire ai lati, applicando poi in seguito i 2 bottoni. Ma andiamo a vedere come si realizzano queste righe di colore diverso. Dopo aver realizzato il primo bordo con le asole, sono andata a segnarmi i punti nei quali lavorerò con il colore rosso. E è ovvio che poi dopo i primi punti potrete togliere i marker, perché saranno ovviamente ben visibili in rosso sul grigio. E ho contato 9 punti, poi ho inserito i 2 marker per la doppia riga, 18 punti, un marker per la riga singola, 18 punti, i 2 marker per la doppia riga e altri 9 punti. Ora vediamo come vado ad attaccare i fili per fare queste strisce rosse verticali. Bisogna creare dei gomitolini a parte, perché ognuna di queste strisce di punti avrà il proprio gomitolino e andremo a portare sul filo in ogni ferro che andiamo ad eseguire. Ora iniziamo la lavorazione, così vediamo anche come attaccare appunto i gomitolini. Il primo punto abbiamo detto che è di vivagno, perciò lo lasciamo, non lo contiamo. Ecco, nel conteggio di questi punti io non ho considerato il primo e l'ultimo punto, ovviamente. Quindi vado a lavorare i primi punti. Il primo di vivagno lo passiamo, perché l'ultimo va lavorato, il primo viene sempre passato, e poi inizio, nel mio caso, a lavorare a rovescio. Arrivata al marker, qui andrò a fare la doppia striscia, prendo il gomitolino e vado ad attaccarmi con il rosso. Ovviamente a rovescio, perché sto lavorando a rovescio. Poi riprendo il filo grigio per fare il punto in mezzo alla doppia striscia, quindi ai 2 marker, e vado poi a riprendere ancora il filo rosso per fare il secondo punto della striscia. Così. Ora il gomitolo rosso io lo abbandono qui e continuo con il grigio, perché poi andrò a mettere un altro gomitolo, perché portarsi dietro il filo rosso per tutti questi punti è veramente pericoloso per quanto riguarda la tensione. Arrivata al secondo marker, mi attacco con un altro gomitolino di rosso ed eseguo il punto del marker con il rosso. Poi abbandono il rosso, riprendo il grigio e riparto. Il rosso rimarrà qui per effettuare i punti successivi dei successivi ferri.
Arrivata agli altri marker, mi attacco con il terzo gomitolino. Per quale motivo ho utilizzato tre gomitoli e non 5, dal momento che le righe rosse saranno 5? Perché questi due punti sono vicini, quindi io riesco a gestirli con un unico gomitolo. Questo invece è troppo distante, ci sono troppi punti al centro e quindi lo vado a gestire con un gomitolo diverso. Lo stesso qui, i due punti vicini li vado a gestire con lo stesso gomitolo. Quindi abbandono il rosso, riprendo il grigio . Ora il marker è rimasto, ecco, incastrato al centro. Riprendo il grigio, lavoro il punto centrale in grigio, riprendo il rosso e lavoro con il rosso il secondo punto della riga, della mia striscia doppia, e poi concludo con il grigio e i rossi li lascio lì. Ecco che ho attaccato i miei tre fili. Adesso andiamo a vedere cosa succede nel ferro di ritorno. Allora, intanto posso andare a togliere i marker perché i punti sono ben visibili e questi non servono, intralciano solo il lavoro. Quindi li tolgo tutti. Ecco qui. Ora andrò a vedere come funziona il ferro successivo, poi quelli di seguito saranno tutti uguali. Allora, il primo punto lo passiamo e lavoriamo a maglia rasata, quindi in questo caso a dritto, tutti i punti fino ai punti rossi. Ecco, arrivata al primo punto rosso, io prendo il filo rosso, appunto, attenzione a non lavorare con la codina, quindi a prendere il filo corretto, la codina poi verrà nascosta, e vado a fare questa operazione. Intanto vado ad attorcigliare il filo rosso intorno al grigio in modo da legare bene il punto e far sì che rimanga bello dritto, altrimenti può rischiare di diventare un po' storto. Quindi lo vado a girare semplicemente intorno al filo grigio e poi con il rosso vado a lavorare il mio primo punto. I primi vanno un po' tirati perché abbiamo la codina libera che si scioglie. Riprendo il grigio, lavoro il punto centrale, riprendo il rosso, lavoro il secondo punto. Vedete, qua si allarga perché c'è la codina, quindi basta tirarlo e il punto si sistema. Ecco, riprendo il grigio, abbandono il rosso che lascerò lì per il giro a rovescio, per il ferro a rovescio, e continuo la mia lavorazione fino al punto rosso successivo, dove farò la medesima cosa. Quindi lavorerò il punto rosso con il gomitolo rosso che ho lasciato in stand by, poi proseguirò con il grigio e andrò a lavorare i due punti rossi finali nella doppia striscia allo stesso modo. Quindi qui riprendo il gomitolo rosso, lavoro il punto in rosso, scusate, non l'ho attorcigliato, vado ad attorcigliare il filo rosso a quello grigio, così, lavoro il punto con il rosso, poi tiro la codina in modo che, ecco, si tenda bene, e continuo con il grigio. Così farò anche alla fine del ferro. Quando torneremo indietro e faremo il ferro a rovescio, avremo ovviamente già il filo posto nel punto corretto, perché noi arriveremo da questa parte, avremo il filo qui per eseguire il primo punto, poi il grigio e poi il secondo punto. Così faremo
per tutti i punti verticali in rosso che andremo ad eseguire sulla lavorazione dell'intero cuscino, quindi fino alla fine della nostra lavorazione. Quando invece si tratterà di eseguire tutto il ferro in orizzontale in rosso, andremo a staccare il filo grigio dove sarà necessario. Attaccheremo proprio di nuovo un filo rosso all'inizio della lavorazione, eseguiremo tutto il ferro con il filo rosso, poi lo staccheremo e riattaccheremo il filo grigio. Come un cambio colore tradizionale, ecco. Ed ecco finalmente il cuscino finito, con i due bottoncini di legno che fanno molto Natale. Ed è bello perché è assolutamente double face, quindi lo potete esporre sia da questa parte che dall'altra, dove non ci sono i bottoni, il motivo è più liscio. E anche questo è fatto.